Alla regione nutrono ottimismo sulla risposta dei passeggeri a questa sfida che potrebbe mandare all'aria la fase di privatizzazione della Tirrenia, alla quale risulta interessata solo la compagnia italiana di navigazione degli armatori a Ponte Grimaldi Onorato. Andati su tutte le furie all'idea che la regione possa fare concorrenza con una sua compagnia a tariffe indiscutibilmente competitive. Ora potrebbero tornare sui loro passi e annunciano un ricorso all'Unione Europea. Per la regione c'era la necessità intanto di salvare una stagione turistica che appariva compromessa. Cerchiamo non solo di salvare la stagione, quindi il sistema economico sociale della Sardegna, ma pensiamo di poter presto implementare le rotte anche sull'Olbia-Livorno e la Cagliari-Civitavecchia per dare una risposta ai tanti autotrasportatori che patiscono questa situazione. Poi si penserà a tutelare a pieno il diritto alla mobilità dei sardi, assicura l'esponente della Giunta, che così risponde alle critiche di eccessiva enfasi manifestate dall'opposizione e sulle posizioni assunte dalla Giunta sulla privatizzazione della Tirrenia, già auspicata 5 anni fa da Soru, e sulla continuità marittima. La prospettiva non può che essere quella di sedere a un tavolo per trovare soluzioni condivise sia sulla vicenda Tirrenia, dalla quale noi sardi non possiamo essere esclusi, sia sotto il profilo della continuità territoriale. Intanto, nomi delle navi e menù a bordo sanno di sardo. Cogliamo un'opportunità storica, quella dei collegamenti con la flotta, per dare voce e immagini alla Sardegna, alle sue tradizioni, alla sua cultura, che a bordo troveranno spazio sia nei menù dell'enogastronomia, sia nei corner, nelle vetrine che ospiteranno artigianato, commercio, turismo vario, sia per quanto riguarda il personale che finalmente parlerà sardo.